riapre restaurato l'acquario della stazione zoologica Anton Dorno, uno dei più antichi al mondo. La costruzione risale al 1874 ed unico nel suo genere poiché conserva la sua architettura originaria. Dopo 6 anni di lavori finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca si potranno finalmente visitare più di 200 specie animali e vegetali distribuiti in 9 ambienti marini a diversa profondità e 19 vasche con impianti di ultima generazione di cui alcune con pesci tropicali simbolo dei cambiamenti in corso nel nostro mare. La preservazione della storia, la biodiversità, la cura del creato messo in discussione dall'uomo, lo vediamo nei dibattiti contemporanei degli ultimi tempi, quindi Napoli, storia, memoria, appunto Don Darwin, ricerca, non ce lo ricordiamo solo quando ci stanno le pandemie, come dice l'articolo 9 della Costituzione, bisogna investire in ricerca. Qui lo si è fatto, io voglio sottolineare la straordinaria collaborazione istituzionale, Roberto Danovaro e tutto il suo staff straordinario, il Comune di Napoli, la Sovrintendenza, l'Università di Napoli, il Governo, la Regione. La riapertura al pubblico dell'acquario si affianca alle attività di ricerca e divulgazione scientifica che hanno reso la stazione Anton Dorno uno dei migliori istituti al mondo. All'inaugurazione di questa mattina, che coincide con la Giornata Mondiale degli Oceani, è intervenuto anche il Presidente della Camera, Roberto Fico. Essere qui significa essere nel cuore anche della ricerca di Napoli, dove, del mare di Napoli, dove oggi possiamo dire che abbiamo restituito così, hanno restituito alla città un posto straordinario, un posto che è la storia, una parte della storia della città, è il cuore pulsante della ricerca per il mare, è il nostro sviluppo, è la nostra risorsa, e per me questo è un posto centrale della città, ma non solo della città, ma è un posto centrale per il nostro paese. Il mare che abbiamo intorno a noi in 8500 km di coste è circa il 20% del Mediterraneo, è una fonte indispensabile di economia e dobbiamo gestirlo in modo responsabile e sostenibile. Tutte le prenotazioni sono andate esaurite in un'ora o due. E da sabato sarà aperto al pubblico, i costi di accesso sono molto accessibili, credo intorno ai 5 euro per i bambini, in modo tale da permettere di fare un'esperienza. Sulla parte gratuita metteremo anche a disposizione gratuitamente le guide, perché noi vogliamo spiegarlo.